Facciamo un video dal mare, no? Siamo, si vede? La nostra spiaggia preferita. Fumo. Dove siamo, Gabri? Alla cuvetta. Alla cuvetta. No, questa è la spiaggia più bella per noi al momento, dopo le morte. Io preferisco questa. Vabbè. È più intima. È anche più bella. Non c'è un corallo, sabbia fina. Peccato si vede male, no? Vabbè. Perché ti sposti? No, perché c'è la luce, no? Boh. Guarda che bello così. Così si vede, guarda che bello. Noi siamo al buio e si vede il mare. Ok. Al mare con le due persone che camminano e i due intrusi, puoi dire di spostarsi? Ecco, adesso non ci sono più. Hola, ecco, adesso non ci sono. Siamo soli. Siamo soli, sono le 10:30, abbiamo già mangiato pranzo e abbiamo bevuto una birra. Sì, anzi la stiamo ancora bevendo. Ah. Stamattina diluviava, ero triste. Ha durato 10 minuti e noi eravamo ancora nella fase REM. Tu? Facciamo la colazione. Dobbiamo ancora cercare casa, poi ci dobbiamo spostare da qua. Ecco, facciamo un appello umanitario, cercateci casa perché non la troviamo. E non abbiamo ancora deciso. Beh, qua troveremo. Qua dovevamo stare 2 settimane, siamo stati 20 giorni. È molto bello. Sì. Siamo già a rientro, fase di rientro, giro di boa è passato. Abbiamo ancora 27 giorni, 26, 27. Ah. Niente, tocca rilassarsi ancora un po'. Ma questa persona qua dietro, ecco, adesso non c'è più. È sparita. Sì, perché mi scusa, mi sta a fare di no, no, comunque mare bello. Molto. Sì, sì, sì. Caldo, anche se le previsioni sono funeste. Si dice funeste? Sì. Non lo so. Beh, comunque bene, perché è caldo. Praticamente se uno guarda le previsioni non esce di casa. Stamattina non siamo usciti di casa. Bon. Era ancora le 8. No, prima. Tu dormivi, io ero sveglia. Alle 10 vado a dormire, come pretendi che mi alzo alle 10 di mattina? Beh, dormire a mezzanotte. Sì, perché a Mauritius c'è molta vita notturna. Molta, ci sono sti vecchietti, soprattutto francesi, che la notte si trasformano, fanno un casino. Uff, festa. Non si può dormire. Ah, comunque. Comunque. Anche qui bisogna mettere una croce sopra. Ecco. Perché anche a Mauritius ci sono i topi. Li hanno inventati anche qua. Così. La Gabri pensava che. E invece ci sono anche qua. Strano, eh? Strano. Dappertutto ci sono i topi. Vabbè, io pensavo che qui non c'erano. Scusa. Qui sono più ricchi, pensavo che non c'erano. Dove ci sono i ricchi è conosciuta la cosa, no? Dove sono i ricchi i topi non ci sono. Se io sono ricca e pago e c'ho i topi, anche mi arrabbio. Scusa. Ma non sei ricca, quindi. Appunto. Accontentati dei topi. Vabbè, nella prossima vita sarò ricca. Praticamente siamo una decina. Sì, sì, sì. Beh, oggi è bellissimo. Sì, si sta bene. Bello. Bello, bello. Bene. Ci aggiorniamo dalla costa est. No? Costa est, centro, zona centrale, perché nord-est hanno detto che non vale la pena. Quindi ci spostiamo praticamente quasi o di fronte o quasi di fronte all'isola dei Cervi. Sì. Così siamo a 2 passi. Poi
andiamo un po' più in giù, scendiamo un po' più in giù, che ci avviciniamo tra virgolette verso l'aeroporto, che dicono che è molto bello, c'è la Blue Bay, una delle spiagge più belle di Mauritius, che secondo me l'isola dei cervi sarà bella, secondo me questa è la più bella. Bene, ci aggiorniamo. A fare bagnetto dopo la birretta, però dopo abbiamo ancora da mangiare tutto il fritto, melanzane fritte, gatto piment, che sono polpette di ceci col peperoncino, buonissima. E la piadina l'abbiamo già mangiata. E domani? Domani andiamo in un super ristorante di super lusso. A gratis, ci hanno invitato. Non andiamo a gratis, ma ci proviamo. Dai. Ci proviamo sempre. Facciamo i turistas, là, come si chiamano? Sì. Ma ci toccherà pagare. Vabbè, ma comunque sarà lussosissimo sul mare. Sul mare, vista mare, abbiamo prenotato con un'altra coppia. Per fortuna che ho portato un vestito bello. Di giovincelli. Io vengo in canottiera come un scalzo. Va bene. E si mangerà pesce, buono. Beh, praticamente stiamo facendo una... Una? Ma cosa stiamo facendo? Cosa volevi dire? Una dieta a base di pesce qua. Mamma mia. Abbiamo trovato il filetto di tonno fresco, tonno rosso, a 10 euro al chilo. Sì, ma non possiamo mangiarlo ogni giorno, Luca. Il dottore ha detto di mangiarlo ogni giorno. Ti verrà le pinne? Rosse. Le squame? Bene. I pesci? Bene. Dalla cuvetta è tutto. Ecco. Adesso andiamo a fare il bagno. No, prendiamo la birra e la sigaretta. E dopo andiamo a fare il bagno. Bene. Ciao. Ciao.